Il G7 di Bologna è stato un appuntamento molto importante nell'ottica dell'attenzione all'ambiente da parte delle nazioni del mondo. Si è chiuso con le parole del ministro Gianluca Galletti, che ha annunciato l'intesa tra i grandi riuniti. Il G7 ha approvato all'unanimità il comunicato. Lo ha fatto in piena condivisione, riconoscendo le diversità delle opinioni. Poteva essere il G7 della rottura, è stato il G7 del dialogo. Protagonisti all'interno del G7 sono stati anche i territori e le associazioni più attente ai temi ambientali, come ANTER, l'Associazione Nazionale di Tutela Energie Rinnovabili, che in collegamento con 14 sedi regionali, tra cui le Marche, ha partecipato ad un talk show portando all'attenzione del ministro italiano all'ambiente Galletti il progetto Il Sole in Classe. ANTER è un'associazione non profit nata nel 2009, è nata con lo scopo di promuovere una cultura verso le energie rinnovabili e il rispetto nel pianeta. Ad oggi su tutto il territorio nazionale siamo oltre 230.000 associati, semplici cittadini che supportano le iniziative dell'associazione. E il nostro fiore all'occhiello è un progetto chiamato Il Sole in Classe, con il quale andiamo nelle scuole elementari e medie di tutto il territorio nazionale a fare cosa? Ad informare i bambini, perché loro proprio perché saranno il futuro del pianeta, sono coloro che prenderanno in mano le redini della nostra economia e quindi dell'ambiente anche. E cosa facciamo con questo progetto? Andiamo appunto dai bambini con un cartone animato adatto a loro, dove presentiamo cosa sono le energie rinnovabili. Poi facciamo con loro un dibattito, delle domande, loro sono molto, molto curiosi rispetto all'argomento, e poi alla fine chiediamo loro di abituarsi a fare cosa? A cercare di partire dalle piccole azioni per cercare di migliorare la situazione ambientale, proprio dalle piccole abitudini. Circa 2 anni fa abbiamo illustrato questo progetto partendo dal comune di Senigallia, che poi è stato sviluppato in varie scuole in tutte le province. La cosa fondamentale è che in questa lezione di 2 ore i bambini sono protagonisti di un cambiamento, sono protagonisti di una tutela che inizia proprio con lo scopo di poter portare anche un esempio ai loro genitori che a volte sono un po' disillusi sul tema del cambiamento. I bambini sono molto felici di contribuire, si sentono protagonisti e grazie alle emozioni vissute con noi, con un semplice cartone animato e un breve talk show, riescono a portare a casa dei contenuti importanti che poi riusciranno anche a sviluppare con i loro genitori, portando quindi un cambiamento anche all'interno delle loro famiglie. Questo ed altri progetti curati da ANTER hanno una finalità. Sensibilizzare dal basso i bambini, quindi la società, serve proprio per andare a intaccare quello che oggi è un problema importante, cioè il 2030 è riconosciuto ormai da tanti tecnici e scienziati come il punto di non ritorno del pianeta Terra. Che cosa significa questo e perché proprio facciamo questo? Proprio per andare a limitare questo danno, annullarlo completamente ove possibile, per il semplice fatto che solo 2 gradi in più per la crosta terrestre e per il nostro pianeta implicano problemi molto seri. Problemi che ormai sono conosciuti ma non così tanto pubblicizzati, e basta fare un esempio. L'esempio più semplice è che se alzassimo soltanto di 2 gradi la temperatura all'interno dell'abitacolo di un mezzo mentre ci spostiamo, ci renderemo subito conto che ci sentiamo stanchi, esausti e con le forze al minimo. E possiamo avere anche il rischio di prendere il rischio di fare un incidente. Questo è lo stesso rischio che può avere il nostro pianeta, quindi un incidente molto più importante dal punto di vista metaforico ma incisivo, proprio perché se non interveniamo entro i tempi, in soli 15-20 anni sono cambiate molte cose e questo potrebbe essere un punto di non ritorno.